La delegazione yemenita è tornata per la terza volta in Sicilia, manifestando ovviamente un interesse specifico non solo per il settore della pesca, dove si è ragionato di dare seguito alle iniziative intraprese, al protocollo d'intesa firmato col ministro Azzoquatri, ed è venuto oggi anche il ministro dell'Agricoltura. Proprio perché lo Yemen vede nella Sicilia una grossa potenzialità di sviluppo in termini di cooperazione nel settore agroalimentare. Per noi della pesca è del tutto ovvio che lo Yemen, che ha un mare ricchissimo di pesci, crostacei e molluschi, è una grande opportunità. È un'occasione che non dobbiamo farci scappare, bisogna fare sistema. Bisogna che però tutti insieme, Regione, Camere di Commercio, entità comunali, associazioni di categoria e soprattutto le imprese si muovano in sinergia, perché quando si va all'estero e ci si muove da soli si fallisce, quando invece si fa sistema non solo si ha possibilità maggiori di successo, ma si ha più possibilità di creare quelle sinergie che poi hanno delle ricadute utili per tutte le parti in gioco. Quali saranno adesso i prossimi passi della missione Yemen e quali saranno i vantaggi comuni che ne trarranno sia la parte yemenita sia gli associati del distretto? Ma intanto la creazione di un distretto della pesca nello Yemen, io insisto fino alla paranoia con questo concetto. Bisogna muoversi insieme facendo sistema, ecco perché ci vuole un distretto, perché nello Yemen mancano molte cose della nostra filiera e lì bisogna costruirle nel comune interesse. Noi non vogliamo iniziative mordi e fuggi, noi non chiediamo licenze di pesca per stare lì 6 mesi, 1 anno, 2 e poi scappare. Noi vogliamo costruire il nostro futuro dei nostri figli e dei loro figli, vogliamo costruire insieme attività produttive, iniziative economicamente valide, economicamente sostenibili, che siano rispondenti ai principi della blue economy. Thank you very much for having this opportunity, as you clearly indicated that we spoke earlier this morning. Ringrazio per questa opportunità. Come ho già ribadito questa mattina, questa è la terza volta che ci troviamo qui in Sicilia, anche per costruire questo ponte tra le due parti, tra l'Italia e lo Yemen, e nello specifico con la Sicilia. Questa è invece la seconda volta che siamo presenti con un'importante delegazione, guidata da Sua Eccellenza il Ministro dell'Agricoltura. Abbiamo avuto la fortuna di vedere e visitare molti posti in Italia, che ci hanno offerto non poche opportunità. Tutto questo è avvenuto dopo la visita a Yemen del Presidente del Distretto della Pesca di Mazar del Vallo, il Dottor Giovanni Tumbiolo, accompagnati da una delegazione di imprenditori, i quali hanno potuto constatare le diverse opportunità offerte dal nostro Paese. Ed adesso noi siamo qui per considerare le opportunità offerte, ovvero cosa si potrebbe realizzare e i possibili collegamenti tra le due parti. Quali saranno i prossimi passi tra lo Yemen, le imprese ittiche italiane e il distretto produttivo della pesca? Io penso che bisogna cominciare dal capire quali sono le possibilità offerte, le opportunità e creare quindi le basi per ciò. Sono felice nel vedere che recentemente sono stati firmati degli accordi di collaborazione da entrambi le parti, tra il distretto della pesca e lo Yemen, i quali hanno creato le fondamenta per la nostra cooperazione. Il secondo passo sarà quello di entrare all'interno dei meccanismi pratici, quali saranno cioè le prossime azioni da concretizzare. Noi pensiamo che l'approccio migliore sia quello di far arrivare delegazioni di imprenditori dalla Sicilia allo Yemen, incontrare rappresentanti del nostro paese e discutere possibilità e piani per il futuro. Questo è il miglior approccio, vedere quali sono le reali opportunità. Adesso siamo consapevoli di ciò che la Sicilia offre e avrà da offrirci. Spero che ne avrete anche voi l'occasione Yemen.